oggi comincio io a parlare, però, No, no, tu stai zitto perché c'hai sempre la parola tu e non è possibile. Oggi comincio io, visto che comunque questa è una campagna elettorale molto litigiosa, dove si parlano di argomenti molto interessanti, comincio io a parlare e mi arrabbio con te. Di qualcosa però non me la c'ha da solo. Ah, come vuoi, cioè, qua, cioè, beh, sono come i candidati di questa campagna elettorale, non dicono Solo i leader fanno la campagna sì. elettorale, Dai, però. gli annessi e connessi invece seguono la scia dei leader. Sai che c'è? Che una volta, no? Mi ricordo quando ero piccolo, c'era a Sezze c'era una 600 giù di carrozzeria, come dice la canzone, che girava, diceva, voto e fa votare Partito Comunista Italiano. Andava con bandiera rossa, con l'internazionale, e poi passava quello democristiano che invece ci aggiungeva i candidati perché c'erano le preferenze. Una volta addirittura, sapete, gli italiani sceglievano i propri parlamentari. Ma tu parli addirittura al tempo di Quando, per Don esempio, Camillo e Peppone. per esempio, i leader nazionali scendevano in piazza, andavano a parlare con la gente Sui fisica, palchi, sui salivano sui palchi, palchi e e tu facevano. E misuravi. Latina è sempre stata una città che ha visto tutti i leader nazionali perché era un Veniva a territorio. parlare in piazza, e tra l'altro la Piazza del Popolo è una piazza difficile perché è grande, questi leader si misuravano, tu capivi il consenso, l'andamento elettorale, non dai No, no, sondaggi, no. da Dalla pagnoncee, quantità di ma da che persone che tipo di. scendevano in Che, piazza ad ascoltarli. e capivi anche se erano elettori o interessati. Per esempio, c'era l'almirante che veniva sempre a Latina e faceva il pieno, ma erano interessati però, ma perché poi votavano Democrazia Cristiana. Quando andavano alle urne, molti votavano il Movimento Sociale, ma molti votavano Democrazia Cristiana. Molti votavano anche Partito Socialista. No, poi, però venivano i leader Certo, socialisti, certo, certo. venivano a parlare. Quindi c'era un rapporto tra il leader e la gente proprio fisico. Fisico, il Invece il contatto. contatto. Invece adesso, addirittura ieri su Repubblica ho letto che hanno i follower falsi. Sì. Cioè, fanno finta di avere 4 milioni di follower, I come mi avete solo piace, i 20 mila, i like. like, i Sì, fake. sì, 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 sì. Cioè, entriamo in una logica in cui l'uomo vero, l'uomo reale, quello che respira, che piange, non c'è mai. Ma no, perché si nascondono dietro i social. Se tu vedi, non c'è un manifesto, non riusciamo a vedere un manifesto. Prima c'erano dei grandi investimenti che si facevano sui manifesti e c'era una battaglia anche degli attacchini che partivano di notte, attaccavano, riempivano i manifesti Ma c'erano i e subito militanti. dopo partiva un'altra E squadra poi che c'erano i andava ad manifesti in cui tu attaccare. vedevi vota Partito Comunista, vota Democrazia Cristiana, vota Partito Socialista, No, vota adesso con i vota il simboli e simbolo, adesso no, vota il ma simbolo. adesso ne ci sono manco. A parte i simboli cambiano di volta in Sì, non c'è volta, storia, vengono utili, sono tradizione, questioni di perché c'è il marketing, leaderismo, c'è c'è il il leaderismo, leaderismo. per cui non ci sta, non c'è niente. E addirittura prima ci mettevi la faccia, no? Ti ricordi? Abbiamo fatto un sacco, nelle altre campagne elettorali abbiamo detto ci mettono il mucco, cioè il viso. Adesso manco i mucchi. Tu passi davanti, sei una famiglia, è una campagna elettorale smuccata, priva di Smucca. mucchi. No, però questo, come dire, forse c'è un secondo fine, cioè quelli di non voler avvicinare No, le secondo me persone c'è a proprio. portarle a votare, cioè si dice sempre che c'è Guarda, con questo l'astensionismo. sistema elettorale tu entri in basta che metti il piede dentro il seggio elettorale, fanno tutto loro, tu non devi fare niente. Allora, Cioè decidono un loro. 30 e un 40%, un 45% di persone che vanno al voto determinano poi chi dovrà Il risultato governare, il finale. risultato E poi finale. c'è. E questo è un volere anche dei partiti, il non voler far partecipare il corpo elettorale ad Alle una scelte. competizione, a una Guarda, scelta. la vera elezione è avvenuta il 29 di gennaio, quando hanno stabilito come fare le liste. È tutto bloccato, non c'è il voto disgiunto, ci sono le liste bloccate, non Per non puoi. parlare di questa legge Si assegnano i elettorale voti non che assegnati. potresti È aver la legge elettorale. preso, potresti aver preso un numero elevato di voti, ma non un numero elevato in percentuale di seggi, e potresti non governare. Certo, e poi le leggi elettorali hanno due funzioni, o la partecipazione o la governabilità. Ci Noi devono abbiamo partorito una tagliare. legge che non è né per la governabilità né per la partecipazione, un aborto assoluto. Continueremo a parlare fino al 4 marzo. Però dobbiamo dire ai nostri amici che non siamo candidati, non vorrei che ci No, scrive no, non siamo candidati. Francesco, cioè no, non ci votate. Seguiteci su Facebook. Alla prossima puntata.